all'ultimo respiro a 30 secondi dal termine. Fabio Falco trova la zampata del definitivo 4-3 che decide il derby con la Virtus Rutigliano e regala al Futsal Barletta 3 punti preziosissimi in chiave playoff. Sul parquet del Pala di Sfida Mario Borgia la spuntano i biancorossi di Leo Ferrazzano che aprono col botto il proprio 2015, cominciano il girone di ritorno nel campionato di Serie B con una beneaugurante affermazione e conservano la quinta posizione in classifica. I padroni di casa scesi in campo in maglia gialla passano subito ai fatti e dopo 7 secondi aggiornano per la prima volta il punteggio con un rasoterra vincente dell'uruguaiano Alexis Otero. Avvio estremamente convincente del futsal, che potrebbe raddoppiare poco dopo, ma la dea bendata non è d'accordo. Fioccano le occasioni per il quintetto barlettano. Fedele cerca, ma non trova il gol d'autore. Rafinha sbaglia la mira per pochi centimetri da buona posizione. La migliore occasione del 2-0 capita a Vivaldo, che colpisce clamorosamente il palo a Di Ciaula, praticamente battuto. Il Rutigliano esce dal letargo solo in chiusura di primo tempo, ma fa molto male. L'errore su tiro libero di Andrea Rotondo non impedisce agli ospiti di perfezionare agganci e sorpasso in rapida successione. Shannamblo riporta il match su binari di perfetto equilibrio. Bonvino poco dopo indovina la traiettoria che consente alla Virtus di chiudere in vantaggio la frazione inaugurale. Il futsal parte con l'acceleratore premuto anche in avvio di secondo tempo. Boraccino, dopo un solo minuto, colpisce clamorosamente l'incrocio dei pali. Il gol del pareggio arriva a metà frazione, lo realizza Iodice che da due passi completa al meglio un'azione orchestrata. Ultimo quarto di gara ricchissimo di emozioni. Vivaldo si becca il secondo giallo e finisce anzitempo sotto la doccia. Idem per i baresi Bombino, che ferma così Otero lanciato a rete. Di Ciaula, autore di tanti interventi superlativi, si esalta così su Rafinha, ma nulla può poco dopo sulla splendida soluzione di Otero. Doppietta personale per il calciatista uruguaiano e sorpasso del futsal. Si risveglia immediatamente la Virtus Rutigliano. Andrea Rotondo prima centra il palo, poi ristabilisce nuovamente la parità al Pala di Sfida. Fiammate finali. I padroni di casa hanno due chance su tiro libero per vincere la partita. Fedele però centra il palo esterno. Il suo connazionale Otero si fa ipnotizzare dall'ottimo di Ciaula. Il gol partita in ogni caso arriva ugualmente, lo realizza Falco proprio al fotofinish e vale 3 punti d'oro non solo per la classifica ma anche e soprattutto per il morale del gruppo. La partita che abbiamo strameritato di vincere. Solo il primo tempo secondo me si doveva chiudere con almeno 2 o 3 reti di vantaggio, però questa stagione quest'anno è così a noi, sono quelle cose che succedono dove tu anche come allenatore, anche come tipo di allenamento da inventarti durante la settimana non sai più a cui altro pensare, perché poi avete visto questa partita come avete visto tutte le altre nostre partite. Speriamo che questa sia la svolta, speriamo che con l'avvento dell'anno nuovo cambi anche qualcosina, un po' più di fortuna rispetto a noi, perché io penso che siamo una squadra che avrebbe dovuto stare in ben altre posizioni, però tranquilli, andiamo avanti, giochiamo, cerchiamo di migliorare partita dopo partita senza guardare più la classifica. Ho parlato con i ragazzi, classifica non si guarda più, affrontiamo le partite come le abbiamo affrontate sempre finora e prima o poi un po' di buona sorte anche a noi deve venire.